Dal 20 al 23 maggio al Teatro 10 le potrete afferrare nello spettacolo musicale Canta Napoli, spettacolo ricco molto anche nel cast, negli interpreti, ma anche grandi costumi e grandi coreografie. In anteprima per il nostro pubblico di Uno Mattina, dalla voce della protagonista Jo Di Sarno e da quelle di Nunzio Milo e Alessandro Fortunato, spero di dirlo bene, anche se sono veneta, Arumba de Spugniz. Perfetto. Perfetto. Che sia rumore squinizza, casa balla tutto pizza. Dove dama un bizza, casa fanno di carizza. Stretta mano va che pizza, provo gustetto c'ha pizza. Con ma tanta birrizza, da nascina schizza schizza, fino a quando non scapizza, che sia rumore squinizza. O spassa di empa. Capillo, ma da caglia, ma da vende. Quella è bella paparella, è cattato di atto, sei tuaglio cingolina, è da pianto posalotto, usciullina americana, sembra un grano papastiera, pacchia neghi sotto un sapo, tiene chi su gambe pave, cicchignacchi cicchi, in da buttello, Simone d'ombriacono, potere per scarrafuna, rumene carota fa, con madanda di rizzo, te ne scina scitta scitta, fino a quando non scapisse che il carumbre è scugnito, uva ruole a oliva, roba vecchia, e per l'unica è poco, quella è conciatiella. Urle campagne, lo giardino tutto secco, ora è che stia rumbre scugnizza, accettato, casa balla tutto pizza, dove dama un pizza, casa fanno più carizza, prove gustette c'ha pizza, chiude spine e chiude pizza, con madame da pizza, donna scina schizza schizza, fino a quando non c'ha pizza che stia rumbre scugnizza. Bravissimi! Complimenti! Grazie. Benvenuti! Grazie! Siamo a Roma dal 20 al 23 al Teatro 10 e poi torniamo, vabbè, siamo in giro tutta l'estate con questo spettacolo che è diviso in quadri, c'è la guerra, l'immigrazione, c'è Filomena Marturano con, ecco, il monologo di Edoardo. Qual è il filo conduttore di Canta Napoli? Ma uno vero non c'è, ce ne sono tanti piccoli, ci sono tanti pezzetti diversi dove tu non hai il tempo di riflettere cosa sta accadendo, che arriva un altro quadro. Quindi è fatto molto, diciamo, Enzo Sanni, il nostro regista, ha avuto l'abilità di metterci, incastrarci bene così. Con la produzione di Tiziana Danella, certo, l'ha detto, certo. Bene.